Signora, ha dato lei 12 euro a Lea? Per la gita, sì. Ma io non voglio l'elemosina. Io l'ho fatto per Munà. Andare in gita senza l'amichetta era un dramma. Non le ho chiesto niente. È il turno della signora Ersan Selin. Buongiorno, signora. Buongiorno. Lei conosce l'ammontare del suo debito? È incredibile che ti sia ritrovata davanti quella donna. Mi ha detto cosa hai fatto. Bravo. Lei non può incoraggiare la signora a non pagare i debiti. Mi costringe a sollevarla dal caso e ad avviare un provvedimento disciplinare. Non pensa che abbiamo altro da fare? Penso solo a fare il mio lavoro. Comincia male, signora. 10 anni fa ho emesso sentenze come la sua. Tutte ribaltate. Ma il credito è il consumo e il consumo è il sistema. Non si tocca. Non posso lasciare sola quella donna. Ho i risultati della risonanza magnetica. Su questo contratto, dove c'è scritto cedete ai vostri desideri, dov'è il tasso? Qua. È scritto in piccolo, però. Non so dove vuole arrivare, signor giudice. Gli istituti di credito sono in ebollizione, un vero casino. Non ci speravo più. Viene! Perché è qui? Deve andare via. Non voglio sentire, sono più veloci, sono più forti. La differenza non è questa. Adesso voglio vedere l'impegno. Ma perché l'ha fatto allora? Ho fatto il furbo, ma lo stronzo ha ragione, in appello non passerà. È stato meraviglioso incontrarla.